Quindi lo ringraziamo della sua presenza oggi in mezzo a noi e aver accettato il nostro invito a tenerci questa relazione fondamentale nell'ambito del percorso tra antropologia e filosofia, che poi appunto continueremo nei prossimi incontri. E il prossimo incontro, dico già, sarà con noi il dottor Michele Visentin, pedagogista e dirigente scolastico di Padova, che ci aiuterà a portare avanti in ambito pedagogico quanto oggi ci verrà detto dal professor Possetti. Come vedete, noi registreremo anche l'intervento, per cui già nei prossimi giorni sarà possibile eventualmente, andando sul nostro sito, scaricarlo ed eventualmente risentirlo, oppure se avete anche da diffonderlo presso qualcuno che oggi non ha potuto essere presente, ecco, eventualmente c'è anche questa possibilità. E ci sono ancora dei posti davanti, per chi è arrivato, ci sono dei posti qui davanti. Ecco, lascio allora la parola al professor Possetti. Grazie. Grazie dell'invito. E siccome il clima è ancora estivo, se a voi non spiace, se mi date permesso, mi toglierei la giacca perché fa abbastanza caldino. Abbiamo un'estate che si prolunga anche nell'autunno. Dunque, il tema generale è molto ben rappresentato nell'opuscolo che illustra il corso, un bel titolo, Attingere per dissetare. È veramente un motto, per così dire, e un programma. E all'interno di Attingere per dissetare, il tema dell'anno è quale uomo educhiamo ed in quale contesto culturale. Due domande anch'esse molto ben centrate. Non possiamo educare nessuno se non conosciamo com'è fatta questa persona che dobbiamo educare, e non possiamo educare se non all'interno di un contesto culturale che può essere favorevole o sfavorevole secondo le stagioni della vita e anche il corso della storia. Il tema particolare che poi questa prima sezione che io comincio oggi è quello antropologia e filosofia, quindi un confronto con il tema dell'uomo e del contesto culturale in cui l'uomo attuale si trova. Devo dire che in un primo momento ho pensato di presentare alcuni autori importanti del pensiero del Novecento campo antropologico, tipo Ricoeur, Maritain, Scheller, Guardini, Gehlen e Taylor e tanti altri ancora, ma poi ho pensato che forse conveniva toccare più da vicino la questione quale uomo educhiamo ed in quale contesto culturale. Dirò che la prospettiva, anche se non espressamente toccata in tutti i momenti, che fa un po' da sfondo al mio intervento è quella del personalismo, il concetto di persona come è emerso nella storia della filosofia e in particolare nella storia del cristianesimo, perché poi, se possiamo usare questo termine, è il cristianesimo che ha fatto emergere il concetto di persona. Dunque il personalismo, dove l'uomo è pensato come una unità polare tra anima e corpo, un uomo come essere libero in relazione ed insieme autonomo, cioè non si esaurisce nella relazione, come un essere di natura che è immerso nella natura ed ha una sua natura umana, e anche un essere di cultura. Cultura significa coltivare il campo umano, così come il contadino coltiva il campo agricolo, l'educazione, l'uomo stesso che si autoeduca deve coltivare il suo proprio campo. Questa è la cultura, in senso immediato e antropologico della cultura, in senso anche personalistico,
è la coltivazione del campo umano, perché cessino i rovi e le spine e l'uomo possa portare frutto e costruire se stesso e fiorire. L'uomo anche, come intendono molte antropologie, come in moto, costantemente in moto verso i fini che lui ha scelto per se stesso, i suoi fini concreti, quello verso di cui muove attraverso la dialettica del desiderio, attraverso l'attività conoscitiva e volitiva. Questi aspetti saranno toccati un po' in filigrana, ma volevo appunto, come prima annunciato, dire che lo sfondo sarà quello dell'idea classica di persona e del movimento, il grande movimento del personalismo, che ha tanti lati, un personalismo politico, un personalismo pedagogico, un personalismo morale e così via. E quindi annuncio quali sono i punti che vorrei svolgere. Da prima un cenno alla difficoltà dello studio dell'uomo. L'uomo è un essere difficile da studiare. In secondo luogo, alla conclamata centralità della questione antropologica. E in terzo luogo, la nuova antropologia secolare e l'impatto delle scienze sulla concezione dell'uomo. Infine, sul significato e il carattere dell'educare la persona umana e, come conclusione, la necessità di un risveglio antropologico ed educativo. Comincio appunto dalla difficoltà dello studio dell'uomo, che è un elemento semplicemente noto, direi, da sempre. Perché è così difficile lo studio dell'uomo, tanto per la filosofia come anche in parte per le scienze? Perché l'uomo è un essere anfibio, materiale e spirituale, appartiene al mondo animale e biologico e insieme ne emerge con il suo spirito e se ne distacca. Quindi l'uomo, in quanto anfibio e non semplice, è più difficile da studiare, perché è complesso, perché è posto sulla linea di orizzonte dove si incontrano il cielo e la terra, la materia e lo spirito, e questo rende ragione della difficoltà, dell'asperità dello studio dell'uomo da parte della filosofia e della scienza, ma anche del fascino dell'impresa, che è un'impresa sempre risorgente. Quindi dobbiamo sempre e nuovamente riprendere a pensare l'uomo, che chiamerei l'uomo questo sconosciuto. Crediamo di conoscerlo, eppure la sua identità ci sfugge da ogni parte. L'uomo deve quindi sempre e nuovamente essere riscoperto e meditato. Anche oggi siamo a questo punto. L'uomo deve essere riscoperto e meditato perché numerosi fattori cospirano per coprirlo, per farlo non di rado un essere umiliato, diminuito e perfino offeso. E se guardiamo le culture più fortemente presenti in Europa e in Occidente, queste culture spesso presentano dei caratteri contraddittori dell'uomo stesso. L'uomo, da un lato, è esaltato come padrone assoluto di sé, un uomo perfettamente pensato, perfettamente libero e autonomo, orgoglioso delle sue conquiste, che poi dall'altro lato, quasi contemporaneamente, viene pensato come debole, disilluso,
abbassato al livello di un qualsiasi animale e guidato soltanto dall'istinto della sopravvivenza e del principio di vita. Dunque, una diagnosi, una immagine dell'uomo quasi contraddittoria. Le scienze sociali, la politica, l'economia, la psicologia, la sociologia, la psicanalisi avanzano costantemente domande sull'uomo e le relative risposte. Pensiamo ad esempio alla grande questione dei diritti umani che occupa la scena del mondo ormai dal tempo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e anche le domande che tanto spesso risuonano se esista qualcosa che sia un diritto in sé e qualcosa che sia giusto in sé. Quindi dobbiamo interpretare questa complessità molto ampia dell'uomo, della sua natura all'inizio del terzo millennio. In effetti siamo portati a questo dalle nostre stesse domande sugli altri e su di noi. Sant'Agostino diceva magna questio factus summi, sono diventato per me stesso una grande domanda. E questa grande domanda si ripresenta da alcuni decenni in particolare, non molti, come la nuova questione antropologica che in maniera prepotente si è affiancata alle grandi questioni pubbliche che da tempo prendono il nome in Occidente, in Europa, sono quasi due secoli che esistono queste grandi questioni, la questione sociale da un lato e la questione istituzionale democratica dall'altro. Queste questioni hanno dato il tono a circa due secoli di storia, ma rispetto a queste problematiche tuttora importanti, la questione antropologica, la domanda sull'uomo, presenta caratteri più radicali ed è destinata a diventare sempre più pervasiva. L'uomo è messo in questione tanto nella sua base biologica e corporea quanto nella sua coscienza. Pensiamo a ciò che emerge da almeno 20 o 30 anni nel campo delle biotecnologie con i relativi problemi bioetici e biopolitici e nel campo delle neuroscienze. Quindi l'uomo viene messo in questione nella coscienza che gli forma di se stesso, in maniera non astratta ma in maniera fortemente, direi, decisiva e impellente, perché ad esempio le nuove tecnologie della vita incidono sul soggetto, lo trasformano, tendono ad operare un mutamento nel modo di intendere le nozioni centrali dell'esistenza di ciascuno. Queste nozioni centrali che ricorrono da migliaia e migliaia di generazioni formano il tessuto fondamentale dell'esperienza umana di ciascuno di noi. Nascere, quindi essere generato, vivere, procreare, cercare la salute, combattere la malattia, invecchiare e morire. Si tratta di trasformazioni di nuclei sensibilissimi che hanno interessato migliaia e migliaia di generazioni e che costituiscono, dicevo un momento fa, il tessuto centrale dell'esperienza di ciascuno di noi in tutti i tempi e in tutti i luoghi. In particolare la generazione umana che rischia di passare dal momento della procreazione al momento della produzione tecnica, andando quasi verso un soggetto progettato in serie, fabbricato, con rischio che non abbia più un suo volto proprio. Dunque, questa nuova salienza della questione antropologica significa che l'uomo è problema a se stesso e che la verità sull'uomo, lungi dall'essere un acquisto pacifico, è un deposito controverso. Così controverso che oggi vale esattamente
quanto sosteneva Giovanni Paolo II un quarto di secolo fa. Cito: la verità che dobbiamo all'uomo è innanzitutto una verità sull'uomo. Questa verità sull'uomo, aggiungo io, non può essere soggetta a votazione secondo maggioranze o minoranze parlamentari, ma costantemente e pazientemente meditata e fatta circolare nella cultura. Di questa situazione problematica in cui versa l'immagine che l'uomo forma di se stesso, sono segno le domande che spesso ci facciamo: che cosa resta della nozione tradizionale di persona? Come sarà possibile ridare un baricentro all'uomo che sembra tirato in tante direzioni? E una parte consistente della cultura attuale non ci aiuta granché in questo cammino, anzi solleva dubbi ulteriori. È come se questa cultura dicesse: non vi è alcun ideale o alcuno scopo al quale noi possiamo sacrificare, poiché di tutti conosciamo le menzogne, noi che non sappiamo affatto che cosa sia la persona umana. Questo sembra il messaggio: noi che non sappiamo affatto che cosa sia la persona umana. Questo sembra il messaggio diffuso da una parte non secondaria della cultura attuale, che talvolta dispera di se stessa dopo aver disperato del mondo. Dunque, acuto è perciò il bisogno di riprendere la meditazione sull'uomo, questo sconosciuto che deve essere sempre riscoperto di noi. Allora ci possiamo domandare, visto che la leva fondamentale o la direttrice fondamentale della cultura contemporanea è rappresentata dall'ambito delle scienze, se le scienze ci possono aiutare in maniera decisiva in questo cammino. E qui ho trascritto un pensiero di Pascal steso 350 anni fa, che sembra scritto poche ore fa, perché sembra che quanto più le scienze naturali ed umane cercano di stringere da presso la conoscenza dell'uomo, tanto più questa conoscenza si divincoli e sfugga alla presa dei saperi analitico-scientifici, lasciando sempre più ampie domande e dubbi. Questo l'aveva già intravisto Pascal. Leggo la sua frase, vergata appunto 350 anni fa nei Pensées. Scrive: avevo trascorso gran tempo nello studio delle scienze astratte. Ricordo ciò che penso a molti sia noto: Pascal, un genio precocissimo, scrive più esattamente un trattato sulle sezioni coniche a 14 anni, fa molte scoperte sia matematiche, geometriche che fisiche, e a un certo momento si distacca dalla scienza. Dunque, avevo trascorso gran tempo nello studio delle scienze astratte, matematica, fisica, geometria, ma la scarsa comunicazione che vi si può avere con gli uomini me ne aveva disgustato. Chi studia un teorema di geometria non comunica con l'altro. Quando cominciai lo studio dell'uomo, capii che quelle scienze astratte non si addicono all'uomo e che mi sviavo di più dalla mia condizione con approfondirne lo studio che gli altri con l'ignorarne. Ho perdonato agli altri di saperne poco, ma credevo almeno di trovare molti compagni nello studio dell'uomo. Sbagliavo, sono meno ancora di quelli che studiano le matematiche.
Così Pascal, se riflettiamo su questo pensiero molto profondo, a mio parere, una possibile obiezione potrebbe essere questa, cioè che oggi le scienze che si occupano dell'uomo sono cresciute a dismisura. Vanno dalle scienze fisiche, alle scienze umane, alle scienze genetico-biologiche, alle neuroscienze. Dai tempi di Pascal ad oggi l'incremento di questa o quella scienza sull'uomo è stato enorme. Però, nonostante questo grosso incremento, credo che Pascal abbia ragione nel dire: sono meno ancora quelli che studiano l'uomo in profondità di quelli che studiano le matematiche, perché le domande di sempre si ripresentano con grande forza anche oggi, con un rischio in più, cioè che in base a un forte riduzionismo noi pensiamo, diciamo, una parte non secondaria delle scienze pensa che l'uomo possa essere una specie di sommatoria di quello che scopre questa o quella scienza, la genetica da una parte, la biologia dall'altra, la psicologia, la psicanalisi, l'economia che è una scienza umana, la politica e così via. Ma qui c'è un presupposto molto debole, cioè che l'uomo possa essere una specie di sommatoria di singole direzioni di indagine, quando invece l'uomo è accessibile nella sua, nel suo mistero, nella sua realtà difficile di essere anfibio, sostanzialmente in base ad un'indagine filosofica e religiosa. Ma siccome la direttrice principale oggi volge verso una nuova antropologia secolare, è importante soffermarsi un momento su questi aspetti, perché quella che chiamo una nuova antropologia secolare, innervata da un lato dalla secolarizzazione tuttora in cammino, dall'altro dai risultati di singole scienze, rifiuta spesso l'idea di una natura umana comune. Piuttosto ritiene che l'uomo sia o una mera costruzione sociale, l'uomo come insieme dei rapporti sociali, e qui troviamo una chiara espressione del pensiero marxiano, la sesta tesi di Marx su Feuerbach, quelle celebre 11 tesi, la sesta tesi dice: l'uomo è nient'altro che un punto di addensamento transitorio dei rapporti sociali. Dunque è una costruzione sociale l'uomo, non avrebbe una sua identità. E dall'altro l'idea che l'uomo è un essere esclusivamente definito dal moto dell'evoluzione. L'evoluzione l'ha portato a un certo momento a un animale di carattere superiore rispetto agli altri, ma che poi non emerge al di sopra del mondo della natura, della physis, l'uomo come prodotto casuale dell'evoluzione. E oggi questa che chiamo nuova antropologia secolare risente notevolmente dell'impatto dell'evoluzionismo, e non solo cerca di esporre una versione dell'esistenza umana lontana dall'antropologia della tradizione e da quella del cristianesimo, ma riesce ad influenzare i programmi e le politiche di molte organizzazioni internazionali, tra cui agenzie dell'ONU, ed è presente in modo massiccio nel grande schieramento mediatico mondiale. Questa antropologia secolare, in cui l'uomo sembra quasi essere un prodotto casuale dell'evoluzione, è diventata l'antropologia implicita o esplicita di non poche scienze sociali. A questo consegue una seria difficoltà a far circolare una visione antropologica diversa, poiché la visione antropologica che ho chiamato secolare è considerata ovvia, autoevidente,
sostenuta dall'autorità della scienza e non bisognosa di particolari elementi o argomenti che la valutino. Alla base vi è l'idea che sia impossibile offrire un resoconto della natura umana di carattere universale, un resoconto universale, e che alla conoscenza dell'uomo si può accedere solo attraverso le scienze. In queste condizioni appare più difficile di un tempo mantenere integra la verità sull'uomo come persona e come imago Dei, invece che come un animale che non differisce da un altro se non per il maggior grado evolutivo. Intanto prosegue un fuoco di sbarramento delle ali scientiste della cultura occidentale, portatrici di un postulato ateo che spesso diventa espressione di antiteismo. Queste correnti sembrano muoversi all'insegna di un disaccordo totale tra scienza e religione, scienza intesa appunto sempre entro le categorie di una filosofia evoluzionistica. Questa sembra l'atmosfera che molti, forse in specie i giovani, respirano quasi senza accorgersene e che entra nell'anima sino al punto che l'obiezione antiteista e anticristiana, magari al limite della propaganda, vorrebbe portare il credente a vergognarsi di essere tale. Ora, per coloro che non accettano questo tipo di approccio che gode di un vantaggio mediatico, nel senso che lo schieramento dei media occidentali fortemente secolarizzato e non di rado anticristiano lo propagandano notte e giorno, occorre non perdere di vista la questione educativa, individuando negli abbandoni educativi, nella corrispondente crisi pedagogica, una delle maggiori necessità in Occidente. Perché ieri, oggi e domani lo scopo è di mettere al mondo la persona, promuovere l'avvento, per così dire, e l'accadimento dell'uomo. L'educazione della persona è educazione ad essere persona. Nessuno nasce come persona già compiuta, è già persona per natura, ma deve diventare persona attraverso l'educazione e la cultura. Educazione aiuta affinché la persona umana che uno è sviluppi i semi della sua umanità, ricomponendo ad esempio la frattura tra la sfera cognitiva e la sfera emotiva, questa frattura che oggi è acuita dal progresso scientifico. Ma si domanda, e spesso questa domanda credo venga sollevata tanto da docenti, insegnanti, quanto da genitori: è ancora possibile educare? Un insegnante si domanderà, magari, è ancora possibile insegnare? La domanda non è ad effetto, perché educare è un rischio, e oggi anche ancor più che un rischio. La carenza maggiore in campo educativo è, a mio parere, la scarsità di educatori. Educare espone a delusioni, e forse anche per questo gli educatori veri oggi mancano e difetta una vera concezione dell'educare. A me sembra di trovare una conferma di questa posizione nella condizione della riflessione filosofica. Se mi interrogo sul XX secolo
appena trascorso, chiedendo a me stesso qual è stata la sorte della filosofia dell'educazione nel XX secolo, devo, almeno a titolo personale, osservare che non è stato un secolo molto prolifico di autentica filosofia dell'educazione del XX secolo. Se tiro delle somme, certo un poco sommarie, di questo periodo, trovo da un lato la grande lezione di filosofia dell'educazione e di pedagogia di Maritain, dall'altro quella di John Dewey e in certo modo quella di Giovanni Gentili. Per un intero secolo, e quale secolo, non si può dire che sia molto. È come se, a mio parere, il secolo passato e quello che ha cominciato abbiano puntato l'attenzione e l'interesse in altri campi. Quindi la pedagogia della persona, in specie del giovane, deve fare i conti col serio deficit educativo esistente in Europa, in Occidente, e denotato dalla situazione della sfera pubblica. Il primato della scienza e dell'economia ha accentuato questa crisi dell'educare. Se io osservo in maniera neanche eccessivamente attenta, ma con un occhio partecipe, la sfera pubblica, così come viene rappresentata dai media e dall'osservazione che ciascuno di noi fa, vediamo che in questa sfera non si contano gli economisti, gli scienziati, i pubblicisti, i filosofi, i politologi, mentre scarseggiano profondamente i sapienti nell'educazione e gli educatori autentici. È come se la liberale democrazia, così come la viviamo da diversi decenni, sia accaparrata da altre questioni, come quella del contratto sociale in generale, e abbia confinato ai margini la questione pedagogica, la questione educativa, che è una questione nazionale, non è solo qualcosa che riguarda la scuola. Questa mancanza è accresciuta dal predominio del pensiero tecnico, che per sua natura non è un pensiero pedagogico, è umanistico. Il pensiero tecnico si volge a produrre, non si volge con pazienza al soggetto per farne emergere le virtualità. È un pensiero obiettivante del fare, non dell'azione umana. La crisi della cultura umanistica, in genere attenta al processo, minaccia, diciamo, al processo educativo, e la pressione della tecnologia ha contribuito a crescere le difficoltà. In più, in molti paesi, qui potrei fare un excursus anche sull'Italia, si avverte il peso di una crescente stanchezza progettuale, un restringimento di orizzonti. Se mi riferisco per un istante soltanto all'Italia, qualcuno ha detto siamo una media potenza declinante. Piaccia o non piaccia il termine potenza, tuttavia il paese sta andando incontro da 15 anni almeno a una sorta di stanchezza, minore capacità di agire, di osare, di progettare, e un ripiegamento di cui fanno le spese anche gli elementi pedagogico-educativi. Non c'è chiarezza sui fini dell'educazione, e la diversità
tra educazione e istruzione. Ora, tra i fini dell'educazione si annoverano l'educazione dell'intelletto, della mente, e quella del volere e del desiderio. Sono tutti e due momenti fondamentali, perché l'essere umano personale è denotato in radice tanto dall'atto del conoscere quanto dall'atto del volere, del desiderare. Non possiamo preferire una educazione all'altra. Tutte e due sono fondamentali, l'educazione della mente in rapporto al vero risulta essenziale per fuoriuscire dal monismo conoscitivo in cui versiamo da tempo e da fuoriuscire anche da un parziale relativismo morale. Su questi due aspetti, se poi avremo tempo abbastanza per un dibattito ampio, se lo ritenete potremo parlare anche di questo. Ho parlato di un monismo conoscitivo da un lato e di un parziale relativismo morale dall'altro. Perché monismo conoscitivo? Perché viviamo in un'epoca denotata da una forte ripresa della scuola del positivismo. Quella scuola è uscita da un importante filosofo di 150 anni fa, francese, Auguste Comte. Comte appare come un profeta della nostra epoca tecnologica e postmoderna, di questa nostra epoca in cui prende vigore quella che ho chiamato la nuova antropologia secolare. E già Comte aveva previsto per Comte la società futura, la società industriale, sarebbe stata composta in particolare da due categorie, gli ingegneri e i banchieri. E questa società avrebbe, secondo Comte, esercitato, per dire come spesso i filosofi antevedono, sono in qualche misura dei veggenti, magari veggenti in senso sbagliato, ma veggenti. Comte prevedeva la nascita della biocrazia, biocrazia è il potere sulla vita. E che cosa sono le biotecnologie contemporanee se non un potere in qualche modo inaudito sulla vita? Sottolineo questo aspetto che sto per dire, quello del monismo conoscitivo. Cosa vuol dire monismo conoscitivo? Che noi conosciamo la realtà solo attraverso le scienze. Né la filosofia né la religione sono dotate di portata conoscitiva. Filosofia e religione appartengono, secondo il positivismo più radicale, in buona misura al regno del mito, che è spazzato via dalla verità scientifica, che è come l'acqua ragia che dissolve ogni altra verità. Ora, il pensiero scientifico e tecnico fa crollare il linguaggio simbolico, fa crollare il linguaggio narrativo e fa crollare anche il linguaggio dell'etica. La tecnica e la sua produttività stanno all'opposto del simbolo e ne provocano la cancellazione. Eppure l'elemento del simbolo di ogni genere, dal simbolo sacramentale al simbolo poetico, al simbolo appunto linguistico, occupa un posto immenso nella vita e nell'educazione, e rimane solo un deserto se uno non viene introdotto in questo campo e si limita soltanto al linguaggio efficace della tecnica. Dunque, per riprendere un cammino di educazione della persona che ha bisogno di una seconda generazione attraverso la cultura, dopo la generazione biologica,
appunto che l'essere umano non sia considerato come un animale da allevare. Gli animali vengono allevati, gli esseri umani vengono educati. Ma anche a costo di tirare in campo Messier de la Palisse, quindi di enunciare una verità lapalissiana, per educare l'uomo occorre sapere chi è. Non possiamo educare l'uomo se non abbiamo la minima idea di come l'uomo sia fatto, quale sia la sua verità e quale sia il suo destino. Non possiamo educare l'uomo se ignoriamo la situazione in cui il soggetto umano forma un'idea di se stesso e degli altri. Ogni autentico processo educativo deve postulare due condizioni: che l'uomo può essere educato, cioè non è, come pensava Freud, un perverso polimorfo, e che il tema del senso abbia la priorità. Non si può né vivere né educare senza la ricerca di senso, di verità e di vedere bene. E vorrei spendere qualche parola su questo processo maieutico come l'arte dell'ostetrica, della levatrice. Il processo dell'educare aiuta a far nascere l'essere umano, lo trae fuori dall'informe e cerca di svilupparlo. Educare proviene dal latino educere, trarre fuori, trarre come lo scultore trae fuori da un blocco di marmo informe la Pietà di Michelangelo, così l'educatore trae fuori dal cucciolo d'uomo qualcosa che diventa via via una personalità. Educare in senso radicale significa prendere per mano una persona e aiutarla a percepire il senso integrale della realtà, aiutarla a fare i conti con l'esistenza, non con i sogni, che siano modesti oppure alti. Educare è un processo di confronto con la realtà, in questo senso una filosofia realista, nel senso filosofico del termine, del realismo filosofico, ha delle chance, una marcia in più rispetto alle filosofie antirealistiche. Perché ogni autentico processo educativo inizia con un rapporto personale. Ciò che educa è in primo luogo la relazione tra persona e persona. E appunto con un atto di realismo, guardando le cose che sono e come sono, imparando a distinguere tra vero e falso, bene e male, giustizia e ingiustizia. Perfino la scuola materna non va intesa soltanto come un luogo di socializzazione, ma anche come un ambito di conoscenza del mondo e degli altri, un ambito di apertura alla realtà. È per questo che il compito del maestro è di far nascere al mondo. L'educatore è un'autorità. Il termine autorità meriterebbe un momento ampio di riflessione che mi riprometto, se qualcuno solleverà la domanda, di svolgere. Dico soltanto che autorità ha la stessa radice, in latino è auctoritas, ha la stessa radice del verbo augeo, auges, auxi, auctum, augere. Il participio passato, auctum, ha la stessa radice auct di auctoritas. Dunque l'autorità in senso radicale, in senso decisivo, è colei che fa crescere. Autorità dei genitori, autorità del maestro, autorità del modello che induce alla sequela. Faremmo un errore serio, che però è stato fatto tra i vari
difficoltà che si è sviluppata in alcune parti del movimento del 68, l'idea cioè che l'autorità sia mero potere. Non è così. Poi se a qualcuno interessa potremmo sviluppare questo aspetto. Non pochi ritengono tuttora che la simmetria, asimmetria nella relazione pedagogica tra educatore ed educando sia una prevaricazione, mentre è soltanto fedeltà al compito educativo. Ora, in questo movimento di portare per mano l'educando di fronte alla realtà, ha molto peso il tema della tradizione. La tradizione è individuata da Montaigne come un ambito fondamentale, e della tradizione fa parte anche la cura della lingua, quale veicolo con cui il bambino si apre al mondo, si esprime ed entra in relazione con l'altro. In questo richiamo alla unità della persona, che per il momento ho sviluppato soprattutto dal lato cognitivo, conoscitivo, intellettuale, che ha a che fare con l'intelletto, è importante, e qui tocchiamo un altro nodo non piccolo della situazione culturale generale, recuperare fiducia nella ragione. Di questo parla a lungo una importantissima enciclica di Giovanni Paolo II, denominata Fides et Ratio, fede e ragione. Capacità nella ragione umana del piccolo, dell'adolescente, del grande, dell'adulto, capace di raggiungere una certa cognizione della realtà e la conoscenza del bene. Di ciò consiste un elemento permanente dell'umanesimo cristiano, che si nutre della rivelazione e ha fiducia nel compito della ragione. Non riduce la ragione nelle strettoie di una ragione debole. Credo che questo aspetto, io ho un'esperienza, diciamo, di docente limitata, non ho insegnato come insegnate voi a giovani o adolescenti, ma guardandomi intorno e riflettendo sulla mia propria esperienza, vedendo quello che circola nella cultura, c'è una sorta di dissimmetria. L'uomo viene esaltato per le sue conquiste tecniche, ma nello stesso tempo si ritiene che l'uomo non sia in grado di raggiungere alcuna verità se non quelle che gli vengono fornite dalle scienze. E qui incontriamo anche il campo della ragione morale, e quindi il problema del relativismo. Il relativismo è la condizione di una ragione etica che dichiara di non essere in grado di giustificare le norme morali, e ciò rende particolarmente difficoltoso il compito educativo. Non è possibile educare, se non vi sono verità ferme e valori stabili. L'altra responsabilità concerne il movimento della volontà e del desiderio. I singoli ed i popoli sono definiti più di quanto noi pensiamo dall'orientamento del desiderio, forse ancora di più che dall'orientamento della ragione. Per cui chi raddrizza il moto del desiderio opera un cambiamento essenziale del vivere. E qui ho trascritto un pensiero dello Zibaldone di Leopardi, scritto intorno al 1815. Già Leopardi osservava
che sebbene, cito, è spento nel mondo il grande, il bello, il vero e il vivo, non è spenta in noi l'inclinazione. Noi nasciamo con questa inclinazione al bello, al grande, al vivo. Se è tolto l'ottenere, ottenere il vero, il grande, il bello, non è tolto né è possibile togliere il desiderare. Non è spento nei giovani l'ardore che li porta a procacciarsi una vita, a sdegnare la nullità e la monotonia. L'ardor giovanile, cosa naturalissima, universale, importantissima, una volta entrava grandemente nella considerazione degli uomini di Stato. Questa materia vivissima non entra più nella bilancia dei politici, dei reggitori, ma è considerata come non esistente. E qui finisce il brano di Leopardi. Leopardi appunto osserva che mentre in antico questa materia giovanile era impiegata e ordinata alle grandi attività pubbliche, ora invece non è né indirizzata in bene né impedita nella sua possibilità di deflagrare e creare temporale terremoto. Questo pensiero di Leopardi, scritto circa 200 anni fa, conferma la scarsità pedagogica di una certa linea di pensiero morale e politico, quella che ho chiamato in senso ampio del contrattualismo, e la necessità di educare, facendo perno sulle radicali inclinazioni iscritte nella persona umana, stimolando nel bambino, nel giovane, nell'adulto, l'amore per l'eccellenza e l'amore per i beni intrinseci, come il vero, il bello, il bene, rispetto ai beni strumentali. Stimolare l'ardore per le cose importanti ed alte, anche se molto oggi cospira contro, e siamo spesso, come ho detto, anche in Italia, una nazione seduta, una nazione che fa più conto su ciò che attiene alla sfera dell'utile e molto meno a ciò che attiene alla sfera del bene e del bello, del vero. Quindi puntare su questa inclinazione radicale, se io vi avessi offerto questa sera una trattazione, come dire, accademica del concetto di persona umana, vi avrei parlato tra le cose primarie del fatto che l'essere umano nasce con una inclinazione radicale a conoscere la verità, perché nessuno vuole conoscere il falso, a conoscere il bene e il male, e a conoscere le cose più alte. Ed è questo che nella nostra cultura viene, non dico meno, ma certo si affievolisce e indebolisce, perché ha preso piede il concetto che ciò che conta di più è l'utile. E Leopardi ci dice, con parole sue, che non sono identiche alle mie, ma il concetto mi sembra molto vicino, che è un grave errore, lui parla degli uomini di Stato e dei politici, nel senso alto del termine, forse oggi noi non ne abbiamo di così alti come intenderebbe Leopardi, ma il compito del reggitore, in senso proprio, di uno Stato e di un popolo, è quello di aver presente come è fatta la natura umana e di appoggiarsi per opere grandi. Prima ho detto, non l'ho detto a caso, il tema dell'etica. A un bambino uno deve presentare anche il tema dell'etica, non soltanto altri aspetti che riguardano tutti. Dunque vengo a qualche parola di conclusione. Investire nella scuola, investire nell'insegnamento e nell'educazione significa riprendere, tra le altre cose, con coraggio la fatica pedagogica dinanzi alla stupefacente fragilità
della persona umana, in particolare del giovane. L'educatore fa esperienza del contrasto che c'è con un salmo, il Salmo 8 dell'Antico Testamento. In questo salmo leggiamo a proposito dell'uomo: eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Ci sembra un grande ottimismo pedagogico, un grande ottimismo più esattamente antropologico espresso dal Salmo 8. L'hai fatto poco, la persona umana, l'hai fatta poco meno degli angeli. Noi facciamo un'esperienza invece di grandi fragilità, di grandi instabilità. E dunque facciamo l'esperienza di un rischio educativo molto forte. Educare è un rischio perché niente assicura a priori il successo dell'impresa. Oggi forse è più alto per la fragilità morale, psicologica e spirituale del giovane, reso timoroso dalla forte competitività sociale che emerge nelle nostre società. Non dobbiamo però mai abbandonare la speranza pedagogica ritirandoci troppo presto. In questo aiuta la speranza cristiana, che non è incerta letizia ma ferma fiducia. Per operare un serio impegno educativo occorre collegare la crisi dell'educazione e della scuola al più generale quadro culturale antropologico, all'azione appunto dei modelli culturali dominanti e ai caratteri molteplici di questo universo culturale: pensiero debole, mancanza di un centro, relativismo, l'idea che niente sta fermo, che nessuna verità è mai stabile e che perciò bisogna adottare l'etica provvisoria del viandante che ad ogni tappa cambia prospettiva. E poi, come sappiamo, l'individualismo, l'idea che, contraddittoria con quella della relazione, che ciascuno è un'isola che dice all'altro non mi tangere, non mi toccare, affetti senza unità, tendenza a considerare scambiabile tutto con tutto perché niente ha valore e niente merita un'attenzione non episodica. Una parola finale rivolta a quello che voi siete, insegnanti della religione cattolica. Vertice e compimento di questo insegnamento della religione cattolica a me sembra la capacità di stupirsi dinanzi al mistero. La conoscenza nasce dallo stupore e la religione anche del cristianesimo nasce dallo stupore. Il più alto stupore, l'incredibile stupore, è Dio fatto uomo, il Verbo incarnato. Dunque, a mio avviso, nell'educazione cristiana è necessario far risuonare il paradossale invito che dice: fai come Dio, diventa uomo. Fai come Dio, diventa uomo. Questo imperativo assume almeno due significati. In senso lato vuol dire che essendo Dio diventato uomo in Gesù Cristo, siamo invitati all'imitazione di Cristo a operare come Lui, diventando a Lui contemporanei, che era il suggerimento che avanzava Kierkegaard, la contemporaneità con Cristo. Ma in maniera forse più fondamentale, detto fai come Dio diventa uomo,
suona come un'indicazione ad assumere in pieno ciò che noi siamo, la natura umana e la persona umana. Diventare uomo è qualcosa di straordinariamente difficile, se è vero che ci ha dovuto provare Dio stesso dandocene l'esempio. Questo è l'eterno cammino di un autentico umanesimo in cui valga il detto: divieni ciò che sei e sviluppa la parte più alta che è in te. In questo umanesimo si esprime in ultima istanza il primato del teologale e del sovramorale sull'ambito della morale, che pur rimane importante. Lo sviluppo della persona e l'educazione morale e religiosa della persona deve certo puntare sulla ragione, perché agire contro la ragione è contrario al bene ed è all'origine dei comportamenti cattivi. Ma non deve dimenticare che occorre puntare ad un livello più alto di quello della sola morale. Lasciata a se stessa, la morale rischia di deviare nel moralismo e nel fariseismo. Dunque, e veramente chiudo, il destino di una società, il destino dell'educazione, il destino anche dell'istruzione, dipende dalle minoranze creative. I credenti dovrebbero concepire se stessi come una minoranza siffatta alla luce della sempre inedita proposta: fai come Dio, diventa uomo.